Ma sì, dai, andiamo live, andiamo live, condividiamo la live, tanto per le 9:15, come promesso, se riesco a cominciare. Allora, un po'. Questa sera intanto vi annuncio due giochi da mostrare, Hello Neighbor, che intanto vedete in sottofondo. E accanto a lui presenterò anche Paladins, un gioco che non ha bisogno di essere presentato, ma che proprio ieri è diventato gratuito e pertanto vi direi approfittiamone per mostrarlo e magari giocare insieme. Semplice, semplice. Comincio allora con le condivisioni, classico OneUp, Nintendo Video, ma anche Nintendo Italia, il gruppo di Top Gamer, e anche Gamescore, Nintendo e oltre, che è il gruppo invece dei ragazzi di Gamescore. Riguardo ai ragazzi di Gamescore, io vorrei dire che tutti i lunedì andiamo live con una rubrica che si chiama 64esimo minuto, in cui presentiamo giochi retro, principalmente del Nintendo 64, ma anche di altro. Ragazzi, se siete appassionati come me di videogiochi, se siete un po' attempati come me, buttateci un occhio perché è veramente una rubrica valida. Abbiamo presentato questa settimana Wave Race, ma abbiamo già presentato Donkey Kong 64, Perfect Dark, GoldenEye, insomma, tutta una serie di titoloni della Madonna. E puntualmente ogni settimana chiediamo agli spettatori di votare per il gioco della settimana successiva. Questa settimana può darsi che vi mostrerò Super Mario Land 2 oppure Super Mario RPG. Due titoli, entrambi splendidi, cioè potrei parlare per ore di ciascuno dei due. E lo farò lunedì, intanto che un tram, mannaggia il cazzo, prova ad entrarmi in camera. Ragazzi, state attenti perché d'estate, oltre alle zanzare, ci sono i tram che vogliono entrarvi in camera. No, detto questo, ultimo annuncio, ultima notizia. C'è un'altra rubrica un po' demenziale, un po' estiva, che va in onda sulla mia pagina. Tutti i giorni alle 17 ci sarà un breve racconto con alla fine vi verrà richiesto di votare un gioco, no? Il racconto siussegue, per cui è il racconto di un viaggio in cui il protagonista di volta in volta si troverà in difficili situazioni che potrà risolvere soltanto estraendo un gioco dalla propria valigia. E il gioco lo votate voi, lo decidete voi. È una rubrica che sta prendendo in piede un pochino, un po' così così. Buttateci un occhio perché è divertente la storia. Siamo partiti da un tranquillo viaggetto e oggi già ha fatto amicizia con un ippopotamo, quindi è una cosa abbastanza malata. Tanto saluto Ennio, saluto Stefano, direi che possiamo anche partire. Mi sto sicuramente scordando qualche condivisione che adesso non mi viene in mente, mannaggia al cazzo. Vabbè, vengono tutte in mente dopo. Intanto vi presento il gioco di stasera. Il gioco di stasera si chiama Hello Neighbor ed è veramente malato. Sostanzialmente voi siete un bambino che si è introdotto nella casa del vicino per investigare, per andare a scoprire i segreti del vicino, nascosti nel seminterrato. Il vicino però se vi becca vi uccide. Questa è la piccola particolarità del titolo. Quindi fate molta attenzione, vi spiegherò man mano qual è il gameplay che risulta essere molto semplice. Avete camminata, lo scatto, potete raccogliere oggetti, un massimo di 4 oggetti. Io direi di raccogliere questo bidone dell'immondizia se me lo fai raccogliere, bastardo, no? No, questo non me lo vuoi far raccogliere. Vabbè, sei stronzo. Vediamo un po'. Ah no, perché c'ho l'inventario pieno, ok. Raccogliete gli oggetti e li lanciate, questa è l'unica cosa che potete fare. Dentro a questa casa qui, che è la casa del vicino, c'è il vicino che mi vuole ammazzare, no? Adesso io penso che gli posso lanciare un bidone dell'immondizia per spaccare una vetrata. Vediamo se ci riesco. Vediamo se riesco a salire innanzitutto qua sopra. Il titolo è creato con Unreal Engine. E questo che cazzo me ne faccio? Non ci posso salire da qua, o sì?
Sì che ci posso salire. Cazzo, sono caduto. Se mi sgama sono fottuto. Intanto io direi di spaccare una vetrata. Sembra una cosa scema, ma se spacco le vetrate poi ci posso entrare da lì. Spacchiamo anche questa. Riprendo il tagliaerba che mi serve, una delle armi più forti. Cazzo, ecco il vicino. Oh merda, devo stare lontano. Uff. Eccolo là che controlla sto bastardo. Ma io ti entrerò nel seminterrato. Oggi ci ho giocato un'oretta circa. Mi sono divertito un mondo. Ho imparato poco e niente però di questo titolo di cui quindi voglio indagare meglio ora. Ecco che se gli lancio delle cose in casa, lui dovrebbe entrare in casa. Cazzo, scappa, scappa! Ce l'hai dietro, ce l'hai dietro. Bastardo, bastardo. Minchia che salti fa! Quello mi uccide al volo. Ma sto giro no. Adesso noi gli abbiamo lanciato della spazzatura in casa, no? Lui dovrebbe andarla a un certo punto a ripulire. Quando la va a ripulire, ci apre le varie porte in casa che altrimenti sono chiuse. Questo è il massimo che sono riuscito a capire di questa prima parte. Il gioco quindi che si rivela essere sia un survival horror sia un puzzle game. Fammi raccogliere un po' di item! Cazzo, è di nuovo lì! Ah! La musica fa veramente cagare sotto. No, 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 scappa. Lo posso colpire con i miei oggetti, questo lo rallenterà lievemente. Sostanzialmente dovete essere abbastanza stealth. Intanto sono anche riuscito ad esplorare la casa di fronte, che però non ha segreti, ma ha molti oggetti, tipo queste ampolle, che io posso raccogliere ed utilizzare poi nella casa del vicino cattivo. Ok. Il vicino è entrato, starà facendo qualcosa in casa sua. Supponiamo tutti di sì. No, si sono ricostruite le vetrate. No, eh. Ah, ecco. Allora, vediamo un po'. Schifoso vicino di merda. Prima uno deve avere un vicino del genere. Comunque, la trama è che voi forse avete assistito ad un omicidio di questo vicino. E adesso volete andare nel suo garage per investigare. Continua a rompere le vetrate. Sento il rumore ma non lo vedo. Scappo intanto perché mi cago sotto. Eccolo là, guarda là che era là pronto ad acchiapparmi. T'ho spaccato tutte le vetrate. Adesso è il momento di entrarti in casa e far baldoria. Ma prima devo spaccarti la vetrata più importante. Te la spacco con un bong, sì, che è questa. Spaccata questa vetrata sono a posto. Posso entrare in casa a fargli baldoria. Allora, le chiavi del seminterrato dovrebbero essere al primo piano, dove io non sono ancora mai riuscito a salire. È un cazzo di problema. Lì che dorme. Merda, merda, è qua. Nasconditi nell'armadio. Oh merda, merda! Fanculo, quanto mi son cagato in mano! Madonna mia! Dio cazzo faccio lì? Non prendere due armi, va. Non so cosa cazzo devo fare. Eccolo là che dorme. Qualcosa?
Sono dei cassetti, non c'è un cazzo nei cassetti. Scappa Sid! Figa, ce l'ho dietro sicuro. Corri. Grande. Merda, cosa cazzo devo fare? Ciao Diego! Oh, quando mi prende mi cago sotto di brutto, sto coso qua. Cioè, devo entrare in casa del vicino e in qualche modo trovare la chiave che è al primo piano, ma non ho proprio idea di come arrivarci. Oh cazzo, certo che se poi. Oh, mi sono bloccato, mi sono impantanato. Vabbè, mi prende a sto giro. Cazzo, mi ha tirato una mela in faccia. Se vi tocca siete morti. Sostanzialmente. Questa è l'unica regola. È una regola abbastanza stronza. Non riesco a capire cosa fare in casa. Là c'è tutta una serie di metodi per arrampicarmi e potrei salire in casa, ok? Però da dove arrivo lì? Non arrivo in alto abbastanza da saltare sul tetto. Potrebbe anche non servirmi a un ben amato cazzo di niente. Tanto osserviamo la cucina. La cucina c'erano un po' di oggetti, ma nulla che mi servisse. Eccolo che è rientrato in casa. Forse è la mia occasione. Eh no, cazzo, è lì che salta sul letto. È così che passa il tempo il vicino. Bastardo. Adesso è sparito. Cazzo sei, oh, mi fa cagare troppo in mano sto vicino. È inutile, dobbiamo entrare in casa. Allora, qua siamo in cucina, ok. Cosa cazzo possiamo fare in cucina? Niente. Niente. Dai, non mi sgamare. Topo, ho acceso il forno. Non so cosa cazzo serve, probabilmente nulla. Oh. Apro l'acqua della vasca. Ok, ma che cazzo devo fare? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Cosa devo fare? Mi stavo soltanto spaventando. Datemi consigli, ragazzi. Che qua. Sto vicino è stronzo di brutto. Mi hai sgamato in pieno. Ti stavo entrando in casa. Adesso entro. C'è una porta chiusa che mi frega. Vorrei riuscire a lanciare qualcosa. Là c'è quell'affare elettrico che mi sembra interessante. Thank you.
Merda! Avevo aperto prima però. Oh! Oltre al recinto non vale. Cazzarola, sei stronzo. Allora, devo aprire di nuovo il pannello elettrico. Poi forse lì c'è qualcosa che posso fare. Ma vabbè, devo aspettare che rientri in casa, niente. Se mi avvicino scatta subito. Ciao Ale! Sto giocando a un gioco veramente malato, ragazzi, eh. Se capisco come si fa, ve lo raccomando. Ci dobbiamo introdurre in casa di questo vicino, esplorare la casa, ma se lui ci becca siamo morti. Per ora gli sto sfasciando l'arredamento. Ah, va, figurati, ma che scusa, anzi grazie di esserci. Ma un po'. Ho notato un pannello elettrico che mi interessava. Però il vicino lì. Minchia, agilissimo sto stronzo. Cazzo! Arrivi fino in mezzo alla strada. Te ne devi andare. Non riesco a fregarlo, adesso mi sta addosso. Eccoci al pannello elettrico. Ok, aperto. Adesso che cazzo ci posso fare? Forse ci lancio una bottiglia? Dov'è che c'ho le bottiglie? Andiamo a prendere le bottiglie. No, la bici non la posso prendere, sarebbe stato troppo bello. Qua c'è un burdel perché ho acceso la TV, spegniamola. Cassette c'è niente? No. Nulla. C'è più niente da rubare in sta casa. Se devo tirare in faccia al vicino, ragazzi, è un problema. Teiera? No, la tazza? No. Latte? No, non si può prendere un cazzo? Affanculo, va. Sa che le uniche due bottiglie le ho cattate prima. Va bene, va bene. Lo posso fare in che senso? Vediamo un po'. Sacchetto da monnezza. Questo non si apre, è murato. Merda! È qua, cazzo! Minchia, che pelo! Cosa minchia devo fare? Là c'è il coso dell'elettricità, ma... No, è subito lì che mi acchiappa. E ora ti dai i coglioni, va, che voglio entrarti in casa e derubarti un attimo. Dalla finestra sì, riesco ad entrare. Però poi trovo una porta chiusa, no? Non so, sto cercando di capire se c'è qualcosa che devo fare tipo questo pannello elettrico. Io gli tiro addosso la spazzatura, anche se non serve a nulla. No. No, merda. Tanto ho sprecato due armi tirandogliele addosso per niente. Raccogliamone altre. Sei fottuto, stronzo. A pannello elettrico non ci posso far nulla. Strano. Però vabbè. Se è così. Come faccio ad arrivare al piano di sopra, mi chiedo.
O salgo da lì e gli butto qualcosa al piano di sopra. Ok, tanto lui non si leva più dai coglioni, eh. Sta a fare un giretto qua. Eccolo che si è levato dal cazzo per un po'. Ed eccolo che mi ha sgamato in pieno, figa. Appena si è girato, sono andato. Merda. Levati dai coglioni, no? Vai di là. Va bene, vai, rientriamo in casa. Lima, cosa cazzo posso fargli? Come faccio ad arrivare al secondo piano? Questo è un ascensore per andare al secondo piano. Non lo devo attivare da qua. Attivato! Cosa fa? Ma il cazzo di niente? Non lo so, però l'ho tirato giù, qualcosa è successo. Ritorno a posto dopo un po'. Eh sì, mi sa che allora è per quell'ascensore per andare al secondo piano, eh. Dati dal cazzo che mi ci butto appena si leva lui. Ok, vai in casa un attimo. Grande. Grande, stai in casa 5 minuti, faccio tutto. Questo non va. Che cazzo fa ad andare sta roba? Guarda. Cosa fa quel coso lì? Non ho capito. Non lo capirò, mi sa, tipo mai. Ho capito, forse. C'è tutto un filo elettrico da seguire, ok. 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 Il mobile vicino all'entrata. Da lì posso salire un bel pezzo, eh. Sì, forse da lì posso arrivare al secondo piano. Adesso appena lui entra ci provo. Dai, cazzo. Guarda. Quanto odio. Guarda, mi ha sgamato in pieno. Ci ho messo troppo. No, prima sono riuscito a salire un po', ma non è proprio il massimo della comodità, eh. Che altro? Là c'è quella leva lì che io l'attivo, ma non ho capito che cazzo succede. Allora, faccio il giro, attivo la leva. Con la leva attivata poi entro in casa e vedo cosa è successo. Oppure entro diretto in casa e vedo.
Vedete, qua c'è tutto questo filo elettrico da seguire fino a questa porta che però è chiusa. Merda! Ma ha sgamatoissimo, eh? Mi ha sgamato di nuovo, cazzo! Cosa devo fare? Puzzle dannato. Allora, o il mobile vicino all'entrata per salire al secondo piano, ok? Oppure attivo quella leva lì. Che serve attivarla, però. Però non ho capito cosa cazzo succede una volta che l'attivo. O mi si aprono dietro la porta del seminterrato. No, ma lui se ne sta proprio di fronte. Va bene, ultima incursione. Mi piace, ce l'ho già addosso. Ce l'ho già qua. Attivata, entriamo e vediamo se questa porta rimane chiusa. Vaffanculo, come cazzo la apro io sta porta? Non lo so. Dai, spacca sta finestra, cazzo, ce l'ho dietro. Dai, spaccata anche lui un po' di finestre. Mannaggia, no, non lo riesco a capire. Sa che è più forte di me. C'è quella stanza che mi è rimasta chiusa che mi frega veramente. Se io riuscissi a spaccare una finestra al secondo piano, lui salirebbe. Però, come ci arrivo a spaccare? Vediamo un po' fino a dove arrivo in altezza. Beh, quasi, eh. Va bene, niente. Salutiamo il nostro caro vicino. Salviamo. Sì, crea nuova salva dati, sì. Salviamo nuovi dati. Cazzo, mi spiace che non sono riuscito a superare questo pezzo, però sembra essere molto interessante come titolo. Cercherò qualche guida su internet.